Salute e benessere delle carote. Ecco, ho coppo delle carote dell'altipiano del Fucino. Bene, vediamo quali sono le proprietà delle carote. Quindi, le carote. Le sue proprietà sono notevoli e numerose. È tonica, mineralizzante, antianemica, aumenta il numero di globuli rossi e il loro contenuto è emoglobina. Favorisce la crescita, regola l'intestino, è antiputrida, è cicatrizzante, gastrointestinale, depurativo e fluidificante biliare. Non dimentichiamo che tutte le ombrellifere esercitano questa azione pettorale, utile nelle malattie respiratorie, diuretica, rinfrescante, galattogena. Favorisce la produzione del latte. L'ingiovanimento dei tessuti e della pelle rinforza e riequilibra il sistema immunitario. Può essere un coadiuvante terapeutico in alcune malattie autoimmunitarie come il lupus e l'acne rosacea. È carminativa, favorisce l'espulsione dei gas intestinali, vermifuga, arricchisce i pigmenti della retina e migliora la visione notturna. Un topico cicatrizzante, cicatrizza le lesioni dei tessuti se applicata localmente. Ecco le sue più importanti indicazioni: astenia, poca forza, gravidanza, disturbi di crescita, carie dentaria, rachitismo e difetti della mineralizzazione dello scheletro, ad esempio osteoporosi, anemie, infezioni intestinali e diarree, emorragie gastrointestinali. In caso di colite ulcerosa vanno benissimo il succo di carota e cavolo miscelati, ulcere gastroduodenali, stesso modo d'uso, affezione polmonare, reumatismi, gotta, insufficienza epatobiliari, succo di carota e carciofi miscelati, insufficienza produzione di latte nelle nutrici, dermatosi, malattie della pelle, vermi intestinali, anche la tenia. Prevenzione delle malattie sia infettive che degenerative e prevenzione dell'invecchiamento. Emeralopia, difficoltà di visione con luce fioca. Per uso esterno utile in caso di piaghe, scottature anche solari, ulcere, eczemi, rachidi ed abcessi. Ma nella carota è buona tutta la pianta, anche dai semi e dalle foglie possiamo trarre giovamenti. I semi sono aperitivi, stomachici, carminativi ed emmenagogi, favoriscono le mestruazioni, diuretici, antispastici, coleretici, stimolano la produzione di bile da parte del fegato, galattagogi, fanno secernere latte, utili quindi in caso di inappetenza, dispepsia, turbe digestive, gastriti, fermentazioni, anomalie dell'intestino, mestruazioni regolari e ritardanti. Oliguria, poca produzione di urina, con tutto ciò che ne consegue, come compiore dei tessuti, anche la cellulite, cistiti, infiammazione della vescica e uretriti. Buone anche in caso di crampi di stomaco, coliti spastiche, irritabilità e ittero, il classico ingiallimento degli occhi e poi della pelle, quando il fegato elimina a fatica il liquido biliare. Ottimo coadiuvante insieme ad altri semi di ombrellifera nel favorire e aumentare la produzione di latte alle mamme che allattano. Le foglie fresche costituiscono dei buoni cataplasmi, imbacchi con le foglie irritate sulle malattie della pelle, sui compioni infiammati, sulle scottature paterecci, giradito. Messe nelle minestre donano il loro prezioso minerale al brodo di cottura. Guarda quante proprietà hanno queste carote. Ed eccovi le famose carote di Fucino. Sono miracolose per la salute, dopo che vi ho elencati tutte queste proprietà.